Per il Pescara sarà la prima volta di giorno, finora 12 sfide, Coppa Italia compresa, giocate di sera, precedenti alle 12.30, poco fortunati, 5 KO, un pareggio nelle immagini a Vicenza in B nel 2011, 1-1 gol di Danilo Soddimo, una sola vittoria a novembre 2012 in A, Pescara-Parma 2-0, reti di Abruscato e Weiss. Le statistiche esistono per essere disattese, Baldini dovrà sfatare anche questa sorta di tabù. Dunque a Pesaro nuovo esame, il Pescara ha dimostrato di essere una squadra propositiva, equilibrata, capace di restare sempre in partita. Tutti convocati, anche Mulè, che ha superato il fastidio al soleo del polpaccio destro, unico assente il lungo degente Lonardi. Scontato il rientro dal primo minuto di Perozzi, a sinistra Crielese in vantaggio su Moruzzi. In attacco verosimile l'utilizzo di Cangiano. È la terza partita in una settimana in vista del Tour de Force, 6 impegni nei prossimi 27 giorni. Merola potrebbe anche partire dalla panchina. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali in difesa, Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo Balzania, Squizzato e D'Agasso, davanti Bentivegna e Cangiano a supporto di Bergani. Vis in serie utile da 6 partite. 4 pareggi e 2 vittorie nelle ultime uscite contro Carpi in casa e Gubbio fuori. Al Benelli un solo KO con la Ternana. Formazione fisica, aggressiva, esperta e incline a giocare soprattutto sulle seconde palle. Fuori gli infortunati Tavernaro, Busato, Neri e Antolini. Sistema di gioco 3-4-1-2, probabile 11. Il croato Vukovic tre pali. In difesa Palomba, Coppola e Bove. Sulle fasce Peixoto e Cannavò. A centrocampo l'ex Pucciarelli nell'inedito ruolo di mediano ormai da diverse partite con ottimi risultati. Felice intuizione del tecnico Roberto Stellone, che ha impostato centrale anche Paganini, da sempre esterno. Tra le linee Di Paola in vantaggio su Orellana, alle spalle di Okoro e Nicastro, altro ex. Così alla vigilia l'allenatore della Bis, ormai pescarese d'adozione. Ma sì, sicuramente, insomma, sono 7 anni che mi sono trasferito a Pescara e si vive bene, sto bene, ho fatto questa scelta insieme alla famiglia, quindi sono molto contento della scelta che ho fatto, insomma, però logicamente alleno la Vis Pesaro, anche se lì a Pescara ho amici, però quello che conta in questo momento per me è la Vis Pesaro e basta. Insomma, abbiamo una grande opportunità, quella di vincendo la partita di prendere 3 punti in più in classifica, ma soprattutto l'entusiasmo di aver magari battuto la prima della classe, che fino ad oggi non c'è riuscito nessuno. Quindi è bellissima da giocare questa partita, bella da preparare, anche se si prepara da sé. Quindi in 2 squadre che stanno in salute, logicamente loro a questo punto, insomma, sono i seri candidati per la vittoria del campionato in maniera diretta, insomma, perché hanno un ritmo impressionante, una squadra che gioca bene, una squadra che attacca con tanti giocatori, una squadra che subisce pochissimi gol, una squadra che come gol ne ha fatti come noi, se non sbaglio, e una squadra che non molla fino alla fine, ha fatto diversi gol al 90°, un allenatore navigato, esperto, che ha già vinto i campionati di Lega Pro, che ha fatto la Serie A, insomma, quindi è un'ottima tifoseria, una società comunque sana, e hanno tutti i presupposti, secondo me, Pescara per arrivare in fondo. Si scontrano 2 squadre che secondo me hanno la stessa mentalità, e quindi chi, come ho detto prima, vincerà più duelli riuscirà secondo me a portare a casa l'intera posta in palio. Sono 4 i precedenti al Benelli di Pesaro, 1-1 il 16 dicembre 2001, il Pescara di Ivo Iaconi avanti con Beppe Antonaccio quasi all'ultimo respiro, minuto 89, il pareggio della Vis, gol di Mazzoli sempre in C nelle immagini, 11 maggio 2003, ultima giornata della stagione regolare, un mare di tifosi biancazzurri, testa a testa per la promozione diretta in B con l'Avellino di Vullo, che si impone 1-0 sul campo del Crotone di Auteri, rete di Marra. Il Pescara vince agevolmente 3-1, marcatori Palladini, Apa e Cecchini. Per la Vis Cazzola, Serie B tuttavia rimandata solo di qualche settimana nei playoff contro Samb e Martina Franca, l'apoteosi del Delfino, targato Ivo Iaconi. Nuovo incrocio dopo 19 anni, 23 febbraio 2022, vittoria per 2-0 in calce, la firma di Cernigoi e Zappella. L'ultima volta a Pesaro, lo scorso 18 febbraio, un'autentica Caporetto, finisce 4-0 per l'11 biancorosso, 27
grande giocata dell'ex Pucciarelli che rientra sul destro e la sblocca con questa splendida conclusione a giro. Passano appena 10 minuti, corner di Di Paola, dormita collettiva, pallone vagante in area piccola, Plizzari fa quel che può, il più lesto di tutti è l'islandese Karlsson che in avvio di ripresa, assistito da Mamona, si regala il bis. Troppo tardiva la reazione biancazzurra, Legni colpiti da Dagasso e Cangiano prima del poker griffato da Pozzo.